No, lo so. Pronti agli ordini sono i portatori,
La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te, da secoli eterni, il regno dei cieli. Amen. Santa Madre, ve voi fate, che le piaghe del Signore. Thank you.
popolare. Ringrazio ciascuno di voi per la presenza, per la preghiera, ma non tutto finisce qui. Arriva il meglio, la Pasqua. L'appuntamento per chi vorrà questa notte alle 21:30 in Chiesa Madre per la solenne veglia pasquale. E poi domani, giorno di Pasqua, le tre sante messe, 8:30, 10:30, 19. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dato la disponibilità ad animare questa processione, a portare le statue. Ieri ai ragazzi della Signoria Cattolica, ai giovani, giovanissimi che hanno animato la Via Crucis. Il Signore disponga nella pace i nostri giorni. Dia pace al mondo intero, dia pace al nostro cuore. La Vergine Addolorata accompagni i nostri passi, seppur a volte incerti e segnati dalla fragilità e dal dolore. Ma la nostra ultima meta è la Pasqua, non dimentichiamolo mai. Affidiamo a lei le popolazioni martoriate dalla guerra e diciamo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine addolorata, prega per noi. Vorrà, adesso ci sarà la preghiera delle lodi mattutine del Sabato Santo nella chiesa di San Giuseppe, dove sosterranno le statue fino alle ore 17. Poi la chiesa verrà chiusa. Se qualche anziano che non è venuto alla processione vuole far visita, può benissimo venire qui in questa chiesa a pregare. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.